Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Oggi faremo la lettura angelica valida per una settimana, a partire dal 22 al 29 maggio 2022. Utilizzeremo tre mazzi di carte. Abbiamo le carte dell'Arcangelo Michele, abbiamo le carte della guarigione con le fate, stampate da My Life in Italia, e abbiamo le carte degli unicorni, va bene? Prima di iniziare, facciamo una preghiera di protezione per connetterci con le frequenze dell'Arcangelo Michele e degli angeli della coscienza dell'Arcangelo Michele. Invoco la divina presenza di Dio Dea, Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore mi seguono. Invoco te, Arcangelo Michele, invoco il Maestro Gesù, Maria Regina Celeste. E con amore vero, puro e sincero, vi chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni, di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze e di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato. Arcangelo Michele, ti chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero, di Dio. Dea, Onnipotente, Padre e Madre, chiedo massima protezione psichica, guida e assistenza, chiedo aiuto, guida e assistenza in questa lettura angelica. Grazie, caro Dio, grazie, Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie, Maria Regina Celeste, grazie a tutti gli angeli e a tutti gli esseri di luce e di amore puro che stanno partecipando in questa lettura angelica. Ora vi chiedo con amore di mettere la mano sul cuore, di chiedere a Dio e all'Arcangelo Michele di guidarvi su quale gruppo scegliere, gruppo A, gruppo B o gruppo C, in quanto si tratta di fare tre letture angeliche diverse. Naturalmente potreste risuonare anche con, se scegliete il gruppo A e risuonate col gruppo C, vuol dire che per voi è giusto così, quindi non sorprendetevi, va bene? Ok, iniziamo col gruppo A, scegliamo la prima carta. Fai attenzione ai tuoi sogni. Vediamo per il gruppo B, la carta dell'Arcangelo Michele, vedete sta uscendo questa carta, amore eterno. Ok, andiamo a vedere il gruppo C, esplora le tue possibilità. Vediamo ora le carte delle fate, quali sono i messaggi che gli angeli e le fate ci vogliono dare. Per questa settimana, ok, un posto nuovo per il gruppo A, questo è molto interessante. Gruppo B, il bambino interiore, molto interessante, amore eterno, bambino interiore, c'è un lavoro spirituale da fare, supera i problemi per il gruppo C. Ora vediamo le carte degli unicorni. Ecco, è uscita la carta da sola, è uscita due carte in realtà sono cadute per il gruppo A, la carta del ricevere e la carta della magia. Ecco, molto interessante, il gruppo A ha una lettura molto interessante. Vediamo il gruppo D, ecco anche qua stanno uscendo, eccola qui, è saltata, innocenza per il gruppo B. Bambino interiore, amore eterno, innocenza. Molto interessante. Vediamo gruppo C, questione di vite precedenti. Allora, iniziamo la nostra lettura angelica col gruppo A. Assolutamente l'Arcangelo Michele sta dicendo di ascoltare la tua intuitività, perché alle volte i sogni ti stanno portando dei messaggi, dei codici, come dire, dei simboli che ti vogliono, che ti stanno parlando, ti stanno dando un messaggio specifico. Sei tu che non hai il coraggio di accettare ciò che l'Arcangelo Michele
Michele, ciò che gli angeli hanno da dirti, bisogna che fai attenzione, ok? A partire da stanotte, appena ti svegli la mattina, appena ricordi i sogni, ecco, un esercizio che potresti fare è anche quello di prendere un quaderno e annotare tutto quello che hai sognato, perché quello che hai sognato potrebbe poi risultarti utile, durante l'arco della giornata o nei giorni successivi. L'Arcangelo Michele parla tantissimo attraverso i sogni, ok? Per il gruppo A c'è un posto nuovo, potrebbe voler dire una nuova casa, una nuova città, un viaggio, un posto nuovo da visitare. Magari sei chiamata in una determinata città o in un luogo di potere o in un luogo sacro, oppure devi andare a trovare qualcuno che si trova in un altro paese, in un'altra città rispetto alla tua. Ecco, il messaggio è quello di cambiare aria, hai bisogno di farlo, c'è un motivo specifico, nuovi incontri, nuove opportunità, nuova energia alle porte. Quindi assolutamente apriti a ricevere miracoli infiniti alle porte. La magia della sincronicità divina sta arrivando davanti a te, quindi ci sono veramente lune nuove per voi. Quindi abbiate fiducia nell'Arcangelo Michele e negli angeli, perché se voi farete questo passo di andare in un posto nuovo, di avere il coraggio di prendere la macchina e fare 50 km per andare in un parco, in una riserva naturale, piuttosto che in un luogo sacro, piuttosto che andare a trovare quella persona, piuttosto che andare a fare quel colloquio di lavoro, piuttosto che cambiare città, perché questa è la via, questa è la strada che devi intraprendere, ok? Bene. Passiamo al gruppo B. Il gruppo B, è un lavoro di guarigione, quello che l'Arcangelo Michele ti sta invitando a fare, ossia inizia a lavorare sul perdono, inizia a lavorare sulla guarigione del tuo cuore. Il tuo cuore è innocente, sei un'anima molto sensibile, sei un'anima pura, la rabbia non ti serve, lasciala andare. È venuto il momento di lasciare andare il passato, di staccarti dal passato, è venuto il momento di riconnetterti col tuo bambino interiore. Il bambino interiore lo incontri quando riesci a lasciare andare, quando riesci a perdonare, perché il perdono ti riconnette con la tua anima, ti riconnette con la tua parte giocosa, con la tua parte bambina, con la tua parte creativa. Quindi se sei bloccato, se sei bloccata in questo momento, il perdono è la via da seguire. Amore eterno, in quanto c'è l'anima che ti sta chiamando. Questa carta ha anche un altro significato: la persona per cui hai posto questa domanda è una persona dove c'è un, cioè tra di voi c'è un grande amore dell'anima, un grande sentimento puro di amore, un grande affetto, un grande legame anche dovuto a vite precedenti. I problemi che voi adesso state affrontando non sono di tipo karmico, sono di tipo che dovete perdonare e lasciare andare il risentimento. Abbiate il coraggio di perdonarvi, abbiate il coraggio di guardare il bambino interiore, che alle volte fa i dispetti. Questo perché il bambino interiore deve guarire. Come? Attraverso il processo del perdono. Quindi perdono, perdono e perdono per il gruppo B. Mi raccomando, se non sapete come fare a perdonare, ho messo dei video a disposizione gratuita dove spiego come imparare a perdonare, e ho messo nel mio sito internet connessioniangeliche.com la preghiera del perdono con la lista persone, una persona alla volta. Vi consiglio quella da fare una persona alla volta. E poi c'è anche il processo del perdono canalizzato in un seminario dove l'Arcangelo Michele spiega l'importanza del perdono. Quindi dovete metabolizzare queste informazioni perché vi serviranno per guarire il vostro cuore, per riconnettervi all'amore del vostro bambino interiore, ma anche del vostro partner di vita, anche per incontrare eventualmente la persona giusta. Se ci sono dei blocchi, non riuscite a incontrare la persona giusta, alla base c'è il perdono. Attraverso il perdono voi riuscirete ad aprire il vostro cuore e eventualmente connettervi con nuove frequenze, con nuove anime, con nuove connessioni di luce, ok? Bene, gruppo C.
Abbiamo la carta per esplorare le tue possibilità. Esplora le tue possibilità in quanto praticamente hai bisogno di valutare le opportunità, non buttarti sulla prima cosa che arriva se non ne sei sicuro, va bene? A meno che il tuo sentire, se il tuo sentire ti sta spingendo in una direzione, seguila, ma se sei indeciso, valuta, non c'è fretta, non c'è bisogno di farti prendere dall'ansia. Prega, medita, trova il tuo spazio sacro e ascolta cosa dice il tuo sacro cuore. È venuto il momento di superare i problemi perché continuare a lamentarti non serve a niente. Questa è la carta del superamento dei problemi. Tu hai la forza, il coraggio, la determinazione e le capacità per affrontare questa situazione. Quindi chiedi aiuto a Dio, all'Arcangelo Michele, agli angeli, laddove tu da solo, da sola non hai il coraggio di affrontare la situazione. Perché questa situazione è già risolta nel piano dell'invisibile, ci vuole più preghiera, ci vuole più protezione. Ecco, Michele sta parlando di protezione. Vi dovete un pochino più proteggere. Hai un po' di nella tua testa, hai dei pensieri negativi, hai una cappa, ecco, intanto è vero che viene il mal di testa. Il mal di testa può essere trasmutato attraverso il processo di liberazione, attraverso la preghiera e protezione della casa e degli ambienti e attraverso la preghiera di protezione psichica giornaliera che trovate sempre su YouTube e anche nel mio sito internet Connessioni Angeliche con l'Arcangelo Michele. Scusate, connessioni angeliche nelle risorse gratuite. Ci sono delle connessioni sbagliate, dice l'Arcangelo Michele. Ci sono dei legami karmici che devi risolvere. Queste questioni karmiche devono essere risolte in questa vita affinché non si debbano ripetere in vite future. Quindi queste relazioni di tipo karmico, non parlo solo dei familiari, parlo di relazioni karmiche affettive, ma anche di relazioni con partner di lavoro, con colleghi di lavoro, ecco, possono essere risolte, possono essere guarite anche queste come attraverso il processo del perdono, va bene? Sei un'anima molto antica e hai una grande saggezza e sai benissimo che vanno risolte queste questioni adesso affinché non possano ripetersi nel futuro. Ecco perché il processo di liberazione, ecco perché il processo del perdono, proprio per risolvere energeticamente la questione. Non ti devi preoccupare, dice l'Arcangelo Michele, tutto ciò che non serve il tuo massimo bene, se tu lavorerai con me, se tu mi darai il permesso, ti lascerà andare spontaneamente. Però esplora le possibilità perché in alcuni casi potresti essere portato, portata a cambiare aria, a cambiare vita, a tagliare le corde fisicamente anche in questa relazione o eventualmente a cambiare città, a cambiare lavoro. Un cambiamento è alle porte. Non farti prendere dall'ansia. Prendi la decisione con calma, prega prima, fai tutto il lavoro energetico e quando hai le risposte agisci e non fermarti, ok? Bene, per questa settimana abbiamo concluso la nostra lettura angelica. Volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta con l'Arcangelo Michele. Mi occupo anche di facilitare la guarigione con le nuove frequenze di luce di persona se siete a Valghero o in Sardegna o a distanza. Se vi trovate in Italia o nel mondo, queste frequenze sono potenti, non conoscono né il tempo né lo spazio e agiscono molto velocemente per aiutarvi a riportarvi a uno stato di equilibrio in tutti i livelli, laddove è più giusto per voi e per il vostro massimo bene. Mi occupo anche di facilitare Logos Healing, una modalità di guarigione molto potente che si avvale del potere della parola. Ragazzi, in qualsiasi parte d'Italia voi vi trovate, io posso interagire con voi, esiste il telefono, esiste WhatsApp. Possiamo lavorare benissimo, i clienti stanno avendo dei risultati straordinari con Logos Healing per sciogliere i blocchi, i sistemi di credenze, le paure, tutto ciò che vi sta impedendo di essere nel vostro pieno potere, tutto ciò che vi butta giù, tutto ciò che vi fa paura, tutto ciò che vi fa crea dolore e sofferenza, anche traumi passati legati all'infanzia, possono essere risolti con Logos Healing anche molto velocemente. Ma perché portarseli dietro? Perché portare i pesi
sulle spalle, è venuto il momento di guarire, di riallinearci con la nostra anima. È anche vero che per sentire la voce di Dio, la voce interiore della nostra anima, è importante eliminare i pesi. Eliminando i pesi noi siamo canali puliti e possiamo connetterci con la nostra anima, col nostro bambino interiore e con i nostri angeli e con l'arcangelo Michele. Volevo ricordarvi, anime infinite, che c'è anche il corso online, lezioni scaricabili online per imparare a connettervi con gli angeli. Presto riprenderemo i seminari dal vivo, settembre-ottobre. Nel frattempo partirà la nuova classe il 26 maggio, ok? Giovedì 26 maggio ci sono ancora 3 posti, anime infinite, per il percorso di 2 mesi di coaching per imparare a connettervi con le nuove frequenze di luce dell'arcangelo Michele. Imparerete tutto, dalle elementari fino al master. Non avrete bisogno di fare primo, secondo, terzo, quarto, quinto livello. Tutto in 2 mesi. Riuscirete veramente ad apprendere tutte le informazioni che vi servono e ci sarà molta pratica. Si lavorerà tantissimo con le frequenze. Lavoreremo con logo sealing e chi parteciperà riceverà un extra bonus che sono le 3 sessioni di guarigione a distanza che io stessa faciliterò su di voi, ok? Quindi se sei interessato, se sei interessata, non esitare a contattarmi e così ti spiegherò, ti darò maggiori dettagli. Naturalmente ti invito a guardare il video te lo manderò io, il video training, va bene? Ok, un salutone, ci sentiamo presto, alla settimana prossima. Un bacione a tutti, ciao ciao!